questa iniziativa è stata resa possibile insieme a Libera Rete e la partecipazione di Libera TV, perché è stato, diciamo, quasi ritrovato un film di Gianni Peteani del 57, spero di non fare errori, sui diffusori dell'Unità, rimontato, riorganizzato. È un film sicuramente interessante, secondo me anche bello, ma questo poi sarà il giudizio di ognuno di noi a dirlo. E vuole essere anche un'occasione per parlare, raccontarci, riflettere sull'informazione, sulle forme che l'informazione ha assunto, in particolare riguardo alle vicende dell'Unità, ma naturalmente non solo. Oggi 29 ottobre Libera Rete e Libera TV in collaborazione con l'AMOD presentano un importante documentario intitolato Quando c'era l'Unità. Direttore, ce ne parli un attimo dell'importanza di questa iniziativa e delle sue motivazioni. Beh, una piccola perla riemersa dalla storia, un documentario del 1957 fatto con mezzi artigianali che mostra la storia dell'unità dalle rotative al popolo, cioè da quando veniva costruita la notizia a quando il giornale arrivava davanti ai cantieri, nelle cascine, nella distribuzione militante, che allora coinvolgeva centinaia e centinaia di migliaia di persone in tutta Italia. È una perla della storia che ci però aiuta a riflettere sul presente, di un'informazione della sinistra, di chi vuole cambiare questo stato di cose presenti, completamente devastata e riassorbita. L'unità è chiusa, e quando c'era l'unità però c'era un popolo che sentiva proprio quel giornale e ne consentiva la vita autonoma attraverso la distribuzione, la vendita, l'acquisto da parte di milioni di persone. Questa è a riprova dell'incredibile forza che un quotidiano come l'Unità ha avuto per tutti i suoi anni. Lo stiamo chiedendo a tutti gli intervenuti questa sera: come mai è finita? Io spero che non sia proprio finita, che ci sia la possibilità di far tornare questo giornale nelle edicole. Questo è un giornale che ha avuto una grandissima storia, appunto tu ricordavi Antonio Gramsci che è stato il fondatore, è un giornale che ha resistito durante il fascismo e soprattutto un giornale che è nato e diventato grande, quindi un grande giornale nazionale e popolare con Ingrao subito dopo la guerra, e siamo arrivati fino a noi con quella impostazione. Questo è stato un giornale che è stato importante per la democrazia italiana, per la storia della Repubblica, ha svolto un ruolo importante. Noi crediamo, io credo che questo giornale possa svolgere ancora un ruolo importante. Quindi c'è bisogno di due cose: una sicuramente è un impegno economico, perché un giornale non sopravvive senza un impegno economico imprenditoriale, quindi un impegno economico solido, e dall'altra c'è bisogno anche di una revisione, di una rifondazione, di un rilancio giornalistico del giornale, che deve tornare ad essere un punto di riferimento per un popolo della sinistra che oggi è abbastanza vasto e soprattutto variegato. Io ho una mia idea. Il 7 novembre 1917 c'è stata la rivoluzione, è andata a buon fine la rivoluzione d'ottobre. Presumo che l'8 novembre 1917 ci sia stato un altro mondo pari ma assolutamente contrario, che è riuscito via 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 a creare quello scollamento in uno stillicidio quotidiano che è andato avanti e ci ha portato fin dove siamo arrivati adesso. L'unità ne ha pagato le conseguenze. E per quanto concerne il film, l'unico giornale che combatté in prima persona proprio la diga fu l'Unità. Mio padre lavorava con la Tina Merlin, quella da cui è stato tratto il lavoro di Marco Paolini sulla diga del Vajont. Lei rimase alla redazione, lui divenne, come accennavo, ispettore della testata, realizzò questo film, lo distribuì, però al contempo, sotto una montagna di querele, di denunce, sempre come giornalisti dell'Unità, nella sua nuova professione lo scopo era già raggiunto, sia intensificare tanto il gradiente negativo verso quest'opera che di fatti si è dimostrata infame. E così il film rimane in un cassetto, rimane un cassetto 50 anni, io lo riscopro nel 2007
e procedo al suo restauro, l'ho musicato, l'ho fatto l'editing e ho avuto la fortuna di presentarlo a un addetto, un critico cinematografico di rango, Sergio Germani, collaboratore di Enrico Ghezzi. E a lui è piaciuto tanto e se n'è uscito sul Manifesto del Ferragosto del 2007 con un titolo: Scoperto a Trieste pasolinismo prima di Pasolini. Da lì la crescita è stata esponenziale di interesse su questo piccolo film e sono riuscito tramite Gianni Cuperlo a portarlo al Festival Nazionale dell'Unità di Pesaro del 2007. Poi è rimasto fermo e adesso grazie a Jacopo Venier c'è questa bellissima iniziativa che va a eternare un progetto complessivo, non tanto del film, il progetto assolutamente sociale che incarnava questa testata. La televisione commerciale, a differenza di Sky, a differenza della Rai, insomma a differenza del Corriere della Sera, va bene, ha una pervasività ovviamente sconfinata, ma soprattutto il commercio non è quello classico della ricchezza delle nazioni. Non è un commercio tra produttore e consumatore, come quando io vado a comprare il giornale o vado al cinema, dove appunto io pago e poi posso non pagare più perché non sono contento del prodotto. No, lì il commercio avviene tra l'emittente televisiva e l'agenzia di pubblicità. Bene, quindi il telespettatore in questo commercio non è il consumatore, è la merce. È una merce e al tempo stesso una merce in quanto produce valore, cioè ogni sguardo in più, ogni attenzione che io dedico ad un minuto, a un'ora della televisione commerciale produce valore per l'emittente che riscuoterà dall'agenzia di pubblicità. Nel campo di internet tutto questo non esiste più, cioè Google, YouTube, non hanno su Facebook, non devono produrre niente. Perché su internet, come si dice, è l'utente il produttore di contenuti. Cioè il 90% di utenti produce contenuti. Bisogna dire che gratis è una parola di destra. Siccome internet, che è la grande frontiera, non consente ricavi, gratis è una parola di destra. Guardate che i workers americani che si pagavano i loro giornali e facevano le sottoscrizioni per i loro giornali, questa idea ce l'avevamo molto chiara: siccome stiamo facendo lotta ai classi e i giornali sono dei padroni, io me lo devo pagare. Questa idea in una grossa parte del pubblico di sinistra oggi non c'è. C'è questa idea di destra, quindi di Grillo, che è la rete, il Bengodi, la fortuna della modernità, e quindi è virtuoso fare il giornale gratis perché qualcuno tanto alla fine ne godrà ed è un bene pubblico, ma invece il contrario, siccome è un bene pubblico bisogna pagarselo. Noi cerchiamo di fare comunicazione in un modo più libero possibile, senza un editore e senza neanche uno sponsor. Un motivo questo, un'occasione quella di oggi, anche per riflettere appunto sulla comunicazione politica nel mondo di oggi. Senza un tentativo di narrazione, si dice oggi, diverso, cioè che racconti e cambi la gerarchia delle notizie, non ci potrà essere l'emergere di punti di vista alternativi che vogliono appunto trasformare la realtà. L'informazione è un campo di battaglia, il pubblico però non lo ha ancora capito, c'è la presunzione di gratuità. Ognuno di noi va sulla rete e presuppone che i contenuti che incontra sono contenuti gratuiti. In realtà dietro c'è un lavoro, c'è un costo, e quando questo lavoro e questo costo viene fatto da testate che vogliono contrastare l'omologazione all'esistente, questo costo deve essere in qualche modo sostenuto. L'Unità aveva una grande rete di militanti, di persone, un pubblico che erano proprietari sostanziali di quel giornale e che ne garantivano l'indipendenza. Noi cerchiamo di farlo sulla rete, rivolgendoci a chi guarda i nostri video e soprattutto sapendo che lo dobbiamo fare insieme ad altri, costruendo un polo dell'informazione alternativa in grado di rispondere all'esigenza di chi vuole sapere come vanno le cose e non come gli viene raccontato dal mainstream.